Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetto a vivere nel regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto la tua mano materna guiderà tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella Divina Volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà, così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 11, capitolo 40, 1 novembre 1912. Stando molto afflitta per la privazione del mio adorato Gesù, stavo pregando e riparando per tutti, e nell'estrema mia amarezza volsi il pensiero a me e dissi: pietà di me, perdona quest'anima, il tuo sangue, le tue pene non sono anche mie, valgono forse meno per me? Mentre ciò dicevo, il mio amabile Gesù da dentro il mio interno mi ha detto: ah, figlia mia, che fai pensando a te? Tu ora scendi e da padrona ti riduci alla misera condizione di chiedere. Povera figlia, col pensare a te stessa ti impoverisci, perché stando nella mia volontà tu sei padrona e da te stessa puoi prendere ciò che vuoi. Se c'è da fare nella mia volontà, c'è da fare, pregare e riparare per gli altri. Ed io, dolcissimo Gesù, tu ami tanto che chi sta nella tua volontà non pensasse a se stesso. E tu pensi a te stesso? Che domanda spropositata. E Gesù, no, non penso a me stesso. Pensa a se stesso che ha bisogno di qualche cosa. Io non ho bisogno di nulla. Io sono la stessa santità, la stessa felicità, la stessa immensità, altezza, profondità, nulla. Tu
Nulla mi manca. Il mio essere contiene in se stesso tutti i beni possibili e immaginabili. Se pensiero mi potesse occupare, è il genere umano, che avendolo uscito da me voglio che ritorni in me. Ed in tale condizione metto le anime che vogliono fare veramente la mia volontà. Sono una sola cosa con me. Le rendo padrone dei miei beni, perché nella mia volontà non ci sono schiavitù. Ciò che è mio è di loro e ciò che voglio io vogliono loro. Onde, se uno sente bisogno di qualche cosa, significa che non sta davvero nella mia volontà, o al più fa delle scese, come ora stai facendo tu. Niente di meno, niente meno. Non ti pare strano che chi ha formato una sola cosa, un solo volere con me, mi domanda pietà, perdono, sangue, pene, mentre l'ho costituita padrona insieme con me? Io non so che pietà, che perdono darle mentre le ho dato tutto. Al più dovrei aver pietà e perdonare me stesso di qualche fallo, ciò che non può essere mai. Quindi ti raccomando, non uscire dalla mia volontà e seguita a non pensare a te stessa, ma agli altri, come hai fatto finora, altrimenti verresti ad impoverire e a sentire bisogno di tutti. Capitolo 41, 2 novembre 1912. Continuando la mia afflizione, dicevo tra me: non mi riconosco più, dolce vita mia, dove sei? Che cosa dovrei fare per ritrovarti? Mancando tu, amore mio, non trovo la bellezza che mi abbellisce, la fortezza che mi fortifica, la vita che mi vivifica. Mi manca tutto, tutto è morte per me, e la stessa vita senza di te è più straziante di qualunque morte. Ah, è sempre morire. Vieni, oh Gesù, non ne posso più. Oh luce suprema, vieni. Non più farmi aspettare, mi fai sentire i tocchi delle tue mani e mentre faccio per prenderti mi sfuggi, mi fai vedere la tua ombra e mentre faccio per guardare dentro dell'ombra la maestà, la bellezza del mio sole Gesù, sperdo ombra e sole. Deh, pietà, il mio cuore è straziato e lacerato a brani, non posso più vivere. Ah, potessi morire almeno. Mentre ciò dicevo, appena è venuto il mio sempre amabile Gesù e mi ha detto: figlia mia, sono qui, dentro di te. Se vuoi riconoscerti, vieni in me e dentro di me vieni a riconoscerti. Se verrai in me a riconoscerti, ti metterai nell'ordine, perché in me troverai la tua immagine fatta da me e simile a me troverai tutto ciò che ha bisogno a conservare e ad abbellire questa immagine. E venendo a riconoscerti in me, riconoscerai anche il prossimo in me. E vedendo come io amo te e come amo il prossimo, salirai al grado del vero amore divino e tutto, dentro e fuori di te, le cose prenderanno il vero ordine che è l'ordine divino. Invece, se ti vuoi riconoscere dentro di te, primo che non ti riconoscerai davvero, perché ti mancherà il lume divino. Secondo, tutte le cose troverai in disordine e cozzeranno tra loro: la miseria, la debolezza, le tenebre, le passioni e tutto il resto. Sarà il disordine che troverai dentro e fuori di te, che non solo queste cose correggeranno te, ma anche tra loro a chi più potrà farti male. E immaginati tu stessa in che ordine ti metteranno il prossimo. E non solo voglio che debba riconoscerti in me, ma se vuoi ricordarti di te, devi venire a farlo in me. Altrimenti, se vuoi ricordarti di te senza di me, farai più male che bene. Io delle volte penso, quando leggo certe cose, che in parte forse sarebbe meglio non fare meditazioni ad alta voce, insomma, perché certe veramente frasi di una profondità veramente estrema. Numero uno, non c'è la possibilità di meditarle adeguatamente, perché vanno oltre. Non tanto la nostra capacità di
di comprensione, perché si comprende, ma ancora di più si intuiscono alcune cose, ma diventa veramente difficile renderle in tutta la loro bellezza. Qui Gesù sta toccando dei vertici importantissimi, anche delicatissimi, no? Raffinati, assai sottili. Pensare a se stessi, o pensare a lui, e non pensare mai né a sé né a nulla se non in riferimento a lui. E questo è proprio il punto di arrivo della vita nella divina volontà, per nome, in nome della quale, come Gesù si lascia chiaramente intuire, anche questa situazione esistenziale di Luisa, ne abbiamo parlato innumerevoli volte, specialmente nella prima serie di meditazione, sui primi 10 volumi, c'è questo stato di martirio ininterrotto per chi ha avuto un'esperienza soprannaturale con Gesù, e lei ne ha avuto innumerevoli. Non è che uno fa il capriccioso e lo vorrebbe riavere perché è capriccioso, ma c'è proprio una situazione, questo è chiaramente spiegato dagli autori spirituali, oggettiva, cioè la persona che sta così soffre le pene peggiori di un martirio. Certo, poi può farlo in maniera perfettamente rassegnata alla volontà di Dio, ma le sofferenze sono intensissime. Gesù raccomanda di non preoccuparsi nemmeno di queste cose, neanche di quelle sofferenze che sono peraltro causate dal pensiero di Gesù e dalla sua, come dire, assenza sensibile, peraltro non del tutto, ecco, perché sappiamo che Luisa non soltanto Gesù lo vedeva, no? C'era questo assai particolare fenomeno, che tra l'altro non c'è niente di strano, insomma, perché forma ordinaria non ce l'abbiamo tutti quanti, che lei sentiva Gesù dentro di sé, muoversi dentro di sé, uscire fuori dal suo interno. Luisa spiega bene, se lo ricordiamo, insomma, tutte quante queste forme particolari di percezione di Gesù al termine del primo volume, quindi bisogna andare molto indietro per rinfrescarsi un pochino la memoria, no? Però il problema è che il pensiero di sé deve scomparire. Quando Gesù ti viene a visitare, ti è venuto a visitare. Se Gesù non ti è venuto a visitare, vuol dire che in questo momento non è né utile né necessario. E quindi non ci devi nemmeno pensare. Cioè, chiedere una cosa di questo genere a chi si trova in una situazione come quella di Luisa è più di questo non si potrebbe chiedere, forse, insomma, no? Oppure il pensiero dice: perdona quest'anima, il tuo sangue, le tue pene non sono anche mie. Cioè, a un certo punto, ecco, Luisa pensa a se stessa e si Quindi sì, ecco, il pensiero di noi stessi deve gradualmente scomparire. Ecco, vorrei un attimo adesso riprendere alcuni passaggi di Gesù, che fai pensando a te? E gli spiega: tu ora scendi da padrona e ti riduci alla misera condizione di chiedere, col pensare a te stessa ti impoverisci. Perché stando nella mia volontà tu sei padrone e da te stessa puoi prendere ciò che vuoi. Quindi neanche i pensieri apparentemente devoti di noi stessi, noi sappiamo, come dire, in morale, per esempio, no? C'è il comandamento che dice: amerai il tuo prossimo come te stesso. Attenzione. Da questo comandamento deriva, questo lo diceva già San Tommaso, non solo la liceità, ma la bontà del prendersi santamente cura di se stessi. D'accordo? Quindi cercare di procurarsi beni per la nostra anima, non lo so, accedere ai sacramenti, curare la nostra formazione, eccetera, eccetera, no? Questa forma d'amore di noi stessi
Dice San Tommaso, non solo che non è disordinata, ma questa è doverosa. Ecco, qui chiaramente stiamo, non è che questo non è più vero, qui stiamo ad uno stato superiore ancora, d'accordo? Quindi che comprende questo ma lo supera. Cioè quando tu raggiungi l'intimità piena e la fusione con Gesù, non c'è bisogno che tu ti preoccupi neanche del bene spirituale della tua anima, perché te lo dà già il Signore. Il pensiero a quel punto deve essere completamente decentralizzato, se si può usare questa espressione. Da fare, pregare, riparare per gli altri. Questo c'è da fare nella mia volontà. E Gesù spiega, ecco perché le parole sono difficili, insomma, con questa analogia causata da quella domanda un po' spropositata, la chiama Gesù, dice, ma tu ci pensi a te stesso? Io quando leggo queste cose vedo anche, insomma, il tasso di intimità, ecco, che le anime sante raggiungono col Signore. Questa, cioè, ha fatto una domanda, insomma, un po' privata, no? Gesù, ma tu pensi a te stesso? E Gesù gli ha risposto, non è che gli ha detto, dice, ma insomma, che dici? E gli ha spiegato, io non penso a me stesso, che cosa devo, non devo pensare? Io non ho bisogno di nulla. Io sono la stessa santità, la felicità, l'immensità, l'altezza, la profondità. Nulla mi manca. Dice, il mio essere contiene in se stesso tutti i beni possibili ed immaginabili. E attenzione, passaggio, in tale condizione io metto le anime che vogliono veramente fare la mia volontà. E dice, se ci dovessi avere un pensiero, un pensiero che lo occupa, in questo Gesù dice, noi non possiamo attribuirlo al Signore. Se il pensiero mi potesse occupare, certo che il Signore pensa alla salvezza delle anime, cioè se sulla terra ha dato la vita, ma noi non dobbiamo pensare a questa cosa alla umana, come quando noi pensiamo a qualcosa che tanto ci interessa e quindi come dire, ci coinvolge, ci polarizza l'attenzione distraendoci dal resto, no? Perché non è così che pensa Dio, insomma, no? Anche se ha a cuore questa cosa. Però quindi se mi dovesse venire comunque un pensiero al modo con cui le cose che si pensano captano l'attenzione degli umani, ecco, dice Gesù, e l'unico pensiero sarebbe la salvezza delle anime, del genere umano. Non ci sono altri pensieri. Ecco, dice, in tale condizione metto le anime che vogliono fare veramente la mia volontà, perché da un lato sono padrone dei miei beni, quindi non avvertono l'indigenza di nulla, a condizione che imparino a stare quiete ininterrottamente nel mio volere, che quando gli prende il pensiero di preoccuparsi di se stessi lo scaccino, perché il pensiero ti può prendere. Cioè, se qui Gesù dice a Luisa, hai fatto un'uscitina dalla mia volontà, le chiama le scese, no? Questo, per esempio, per le anime che vivono di volere, l'esame di coscienza è fondamentalmente quante uscitine se ne ho fatte e come. E di che portata le ho fatte dal di volere, quindi nel poco, nel molto, nel medio, per quanto tempo, insomma, no? E perché la vita nel di volere è tanto più solida quanto più le uscitine si riducono in numero, in tempo, in intensità. Cioè, quindi c'è l'uscitina grossa, l'uscitina piccola, c'è l'uscitina di 3 secondi, c'è l'uscitina di 2 ore, insomma, no? E questo è l'esame di coscienza fondamentale, su cui, insomma, dobbiamo anche un po' basare le nostre confessioni, perché poi certamente quando si esce un pochino dalla divina volontà cominciano anzitutto ad aprirsi tutti i campi possibili e immaginabili delle imperfezioni, tutti. E se l'uscitina è un pochino più corposa, andiamo sul penale, andiamo sul peccato veniale. Semideliberato, Dio non voglia, addirittura sul peccato veniale volontario, ovviamente, ma questo, insomma, Dio se ne scampi e liberi, si può andare anche peggio, insomma, no? E quindi gli dice: non uscire dalla mia volontà e seguita a non pensare a te stessa. Non pensare a se stessa. Cioè, di questo, però, se noi ci facciamo attenzione, sovrascendendo di nuovo dalla divina volontà. E questo è un punto dolente per gli esseri umani, perché gli esseri umani stanno tutti quanti intenti a fare questo mattina e la sera. Il famoso Matteo 6, non datevi pensiero per la vostra vita, dice Gesù.
Non datevi pensione, cosa significa non datevi pensione per la vostra vita? Significa non pensate proprio a voi stessi, ma non è che dice non pensare a te stesso perché devo farmi lo yacht, no, no, di quello che mangerete, di quello che berrete e di come vestirete, cioè dei bisogni primordiali ed essenziali. Dice, siete pagani, il Padre vostro celeste lo sa che avete bisogno di queste cose. Capite? Pensiamo a quante scelte anche dagli esseri umani vengono fatte, tutte quante mosse dalla preoccupazione di se stessi, no? Un pochino di esempi, cioè, il fatto che l'Italia sia il paese con la più bassa natalità quasi esistente, che è chiaro che ci danno dei problemi oggettivi, è evidente, è chiaro che non ci sono le politiche fatte bene dai governi di aiuto, no? Ma è evidente, altrettanto chiaro che non c'è una vita di fede, come dire, forte, capito? Perché sì, non ci penserà lo Stato, ma mi darà una mano nostro Signore se io accolgo una vita aprendomi senza paura nei confronti della sua possibile volontà, no? Questo non vuol dire essere incoscienti o irresponsabili, significa essere uomini e donne di fede, d'accordo? Non avere queste preoccupazioni, d'accordo? Cioè, l'uomo campa di preoccupazioni. Il libro del Coelet, che è uno dei libri, insomma, che nella scettica classica, secondo le letture dei padri, era proprio il compito di, come dire, staccare l'uomo dal modo di vivere terreno per fargli venire la nausea, il disgusto, dice che la vita dell'uomo è una continua preoccupazione, continuamente, sta tutto il giorno preoccupato, in continuazione. Cioè, dovete passare da questo abisso a non pensare mai a se stessi. Quindi, si capisce, insomma, che vuol dire vivere nella divina volontà, no? Tu stai intento, stai attento a quello che Dio vuole, a quello che Dio ti chiede, a quello che Dio ti mette davanti, all'attimo presente, alla situazione in cui ti pone. Stai attento ad amarlo, stai attento a servirlo, stai attento a fare del bene al prossimo. Queste sono le attenzioni che si hanno. E poi il resto chi se ne importa? Non ci si pensa. Questo è un bel flash approfondito, insomma, bello luminoso che dà Gesù su questa vita, no? E nel secondo capitolo dice, attenzione, non soltanto non ci devi pensare a te stesso, ma non ti devi riconoscere. Per riconoscersi soltanto in Dio, cioè una cosa, insomma, che mio modestissimo avviso è inevitabile che accada, ho già avuto modo di meditarci un po' su qualche altro scritto, ricordo, nei giorni scorsi, è questo progressivo, graduale, non riconoscersi più, perché tra il modo di vivere alla umana e il modo di vivere alla divina ci passa un abisso, d'accordo? Quindi è chiaro che i tratti caratteristici individuali, personali, che sono le nostre dotazioni assolutamente inalienabili, che non possono cambiare, d'accordo? Il timbro della voce, la forma del viso, insomma, lo sguardo, alcuni comportamenti, insomma, i tratti somatici, neanche il temperamento proprio, però anche sul temperamento ricorderemo che in una meditazione Gesù ha detto l'anima che vive nella divina volontà prende il temperamento mio, d'accordo? Quindi... nel senso che è quello che dovrebbero fare un po' tutti quanti, perché noi abbiamo avere un temperamento di un certo tipo, sappiamo tutti quanti, insomma, chi è interessato a queste cose deve andare un pochino indietro negli anni passati, insomma, quando parlavo di questo, e avere un temperamento è una parte che ha delle risorse e ha dei grossi limiti, d'accordo? Per cui tutta la crescita di una persona è la valorizzazione certamente delle cose in cui è più forte, ma poi deve andare a compensare i difetti assumendo degli stili, almeno al grado di sufficienza, che sono invece forti in altri temperamenti. Gesù aveva il temperamento così come la Madonna, perfetto, cioè aveva tutte le qualità di tutti i temperamenti senza nessun difetto di nessuno. E... diciamo che forse, adesso non lo so perché non è che tutto canta questa esperienza, no? Nella divina volontà forse un occhio attento riconosce, come dire, il temperamento primordiale, diciamo così, no? Quindi lo riconosce, perché non lo so se questo proprio scompare, viene assorbito, però, come dire, il tasso di
di ordine, no? Come giusto, di equilibrazione della personalità è giunto a livelli alti. E attenzione, quando Gesù parla di riconoscersi in se stessi, di riconoscersi non in se stessi ma in lui, usa un termine chiave: sono qui dentro di te, se vuoi riconoscerti vieni in me, dentro di me vieni a riconoscerti, se verrai in me a riconoscerti, attenzione, ti metterai nell'ordine. Tante volte abbiamo parlato di alcuni termini chiave, ecco, di questo mondo e di questa vita, no? Che sono per esempio l'ordine e l'equilibrio, che si riverberano anche nei nostri, come dire, comportamenti anche esteriori, che devono essere tutti riordinati e tutti quanti riequilibrati. Non sono la cosa più importante i comportamenti esteriori, ma i comportamenti esteriori sono delle spie, d'accordo? Perché l'anima ordinata, l'anima che vive nella divina volontà, vive in un ambiente, d'accordo, soprannaturale, e per quanto possibile è riprodotto, diciamo così, nell'ambiente proprio, nel proprio habitat. Faccio sempre l'esempio, cioè l'officina di San Giuseppe e di Gesù. Bisognerebbe entrare, bisognerebbe, vabbè, quando saremo morti, il nostro Signore ci farà entrare, insomma, e vedremo, insomma, no? Ma era sicuramente pulita e ordinata, nonostante che lì si facessero dei lavori, insomma, tali da richiedere, si usi un sacco di attrezzi, insomma, fai sporco per terra, ma io sono sicurissimo che finito il lavoro c'era tanto una parte di tempo dedicata a rimettere a posto e a pulire tutto. Per cui se tu entravi la mattina nell'officina di San Giuseppe e di Gesù, vedevi un ambiente che solo a vederlo ti metteva la pace, insomma, era tutto quanto perfetto, lindo e ordinato. Questo non è perché uno è esaurito, perché è perfezionista, perché c'è un riverbero esterno dell'ordine interno. Quando questo non c'è, c'è qualcosa che non va dentro di noi, ancora, più o meno. Allora, noi dobbiamo imparare a riconoscersi solo in Gesù, non soltanto a pensare solo a Gesù e non a noi stessi, ma anche a riconoscerci in Gesù. Perché? Perché se ci riconosciamo in Gesù, anche lo sguardo che io ho su me stesso non è il mio, ma è quello di Gesù. Dice Gesù: se ti viene a riconoscere in me, a parte che riconosci la tua immagine e farai attenzione a custodire la bellezza della tua immagine e ad abbellirla, perché questa è l'unica cosa importante da fare. Ma secondo, riconoscerai anche il prossimo in me, dice lui. E vedendo, attenzione, come io amo te e come amo il prossimo, salirai al grado del vero amore divino e tutto dentro e fuori di te, tutte le cose prenderanno il vero ordine che è ordine divino. Cioè, anche il noi stessi, il me, nella divina volontà trae linfa, trae vita, trae origine, trae, ecco, la difficoltà di esprimere alcune cose che si sentono, da come Gesù mi vede. Cioè, io non devo mai guardarmi da me, devo guardarmi con gli occhi suoi. Gesù mi vede solo come un'anima unica e irripetibile, piena di cose belle che lui stesso ci ha dato, degno del suo infinito amore, d'accordo? E l'unica cosa che vuole è che tutta quanta questa bellezza possa pienamente fuoriuscire, sia distrutto tutto quello che dentro di me, questa bellezza più o meno la adombra, la deturpa o a volte veramente la rende quasi riconoscibile. E basta, non c'è altro. Dice: se ti vuoi riconoscere dentro di te, quindi se cominci a estromettere Gesù anche dallo sguardo che si ha su di te, su te stesso, dice, primo, non ti riconoscerai davvero perché ti manca la luce divina; secondo, ti metterai le mani nei capelli perché troverai disordine, miseria, debolezza, tenebre, passioni e tutto il resto, e troverai disordine dentro e fuori di te, e queste cose ti faranno la guerra e faranno tra loro la guerra a chi tra queste può farti più del male.
e non solo voglia che debba riconoscerti in me, attenzione, ma se vuoi ricordarti di me, devi venirlo a fare in me. Quindi ci dobbiamo pensare, riconoscere e ricordare se stessi. Tema della meditazione di oggi. Quindi pensare, riconoscere e ricordare se stessi solo in Gesù, sempre in Lui. Altrimenti, se vuoi ricordarti di te senza di me, conclude Gesù, e concludiamo anche noi, farai più male che bene. Ora, chiaramente nell'applicazione personale, consideriamo se, come e quanto siamo in pensiero, in preoccupazione e in ricordo di noi e quanto invece siamo già capaci di vivere liberi da queste schiavitù, da queste catene e navigare liberamente in Gesù e pensare a noi solo in Lui, riconoscersi solo in Lui e ricordarci di noi solo in Lui. La tua vita, oh Santa Vergine Maria, era pensarti, riconoscerti, ricordarti di te sempre e solo in Gesù. I tuoi devoti hanno la possibilità anche di vivere la meditazione di oggi, ecco, avendo te, come diceva San Luigi Monforte, come punto di riferimento prossimo. Quindi pensare sempre solo a te, riconoscersi sempre solo in te che sei, ecco, l'umanità assolutamente perfetta, l'immagine perfettissima di ciò che Dio aveva pensato per l'uomo, e ricordarci di noi stessi solo in te. È possibile farlo per le anime che ti sono particolarmente devote. La cosa fondamentale è che chiunque sia, ecco, chiamiamolo così, l'oggetto prossimo di questo nostro fondamentale esercizio interiore. La cosa fondamentale è che appunto il mostro del pensiero di noi stessi e della preoccupazione di noi stessi muoia. Ecco. Gli esempi innumerevoli, insomma, della tua esistenza, che in continuazione erano attestato dell'eroismo che tu hai sempre vissuto nel fare questo, ci aiutino e ci spronino, e la tua grazia ci accompagni in questo cammino di liberazione, ecco, da una delle più grandi fonti di problemi, che è appunto il preoccuparci e il pensare a noi stessi, alla nostra vita, alle nostre cose, dimenticando che c'è chi ci pensa e che nella divina volontà bisogna fare questo patto. Io penso sempre solo a te e le cose mie, se vuoi, ci pensi tu. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per liberarti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.